Sì, pochi mesi fa, grazie all'impegno di questa amministrazione comunale, firmavamo la convenzione che restituiva all'università, alla facoltà di agraria, già facoltà di agraria, questi terreni che per tanti anni erano stati i nostri campi didattico-sperimentali. E come vedete, già dopo pochissimi mesi abbiamo avviato le nostre attività, ovviamente terreni abbandonati per tanti anni che necessitano di opere di recupero e di bonifica e come potete vedere abbiamo già ben avviato grazie all'impegno quotidiano del Dipartimento di Agraria, il professor Agosteo con il delegato all'azienda agraria che è il professor Branca e il professor Attinà che è il delegato al verde di Ateneo. Per cui noi diciamo, stiamo cercando di mettere a frutto questa grande disponibilità dell'amministrazione comunale per restituire, diciamo, un pezzo di attività significative in tema agricolo ma anche ambientale, di recupero dei territori in genere alla nostra cittadinanza e soprattutto ai nostri studenti che ricorderete bene più volte avevano sollecitato la possibilità di avere a disposizione, un po' come avviene in tutta Italia, dei campi, un'azienda agraria didattico-sperimentale vera e propria.